Dopo l'esplosione del caso Neuromed, il governatore del Molise, Donato Toma, questo pomeriggio ha firmato l'ordinanza. Chiusi i comuni di Venafro e Pozzilli. Tra stanotte e stamattina due decessi a causa del Covid-19. Si tratta di due persone anziane, le cui condizioni erano peggiorate improvvisamente. Stretta del governo sulle restrizioni. La gestione dell'emergenza dal punto di vista sanitario è sbagliata, lo dice il consigliere regionale Michele Iorio, che pretende risposte su possibili soluzioni ed è quindi pronto a chiedere anche un consiglio urgentissimo. Il diabetologo Antti Maiello lancia un appello alle famiglie che hanno in casa malati diabetici: non sottovalutate il problema e i rischi, perché sarebbe deleterio. Blitz antidroga dei carabinieri di Isernia in una struttura alberghiera che ospita migranti. Un giovane trovato con la droga resiste all'arresto, ne scaturiscono momenti di grande tensione. Colpito da una mano un tempo amico, così l'ex sindaco di Agnone Lorenzo Marcovecchio, dopo le dimissioni di 7 consiglieri che hanno portato al commissariamento del comune. Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il nostro telegiornale. Prima ancora di parlare dei dati che riguardano l'emergenza coronavirus, sempre più emergenza purtroppo per tutto il paese, anche per la nostra regione, sentite oggi cosa ha stabilito la giunta della regione Molise, provvedimenti importanti che cambiano radicalmente adesso le nostre abitudini. Coronavirus, prima il Neuromed di Pozzilli blindato con i 9 casi di contagio accertati all'interno della clinica, ora l'ordinanza della Regione Molise che dichiara zona rossa il comune di Venafro e quello di Pozzilli. Dopo i numeri del Molise schizzati all'improvviso e della circostanza che su 66 tamponi positivi emersi nella giornata odierna, ben 9 sono al Neuromed, la struttura di cura privata. Il possibile focolaio Pozzilli è oggi anche sul Corriere della Sera. 9 casi, di cui uno solo già trasferito al Cardarelli, lab coronavirus per il Molise. Ora, dai 2 centri, nuovi cluster per le autorità sanitarie, non si potrà più entrare né uscire. Si susseguono intanto da parte dei comuni di varie aree del Molise e anche di fuori regione comunicazioni che chiedono ai cittadini di avvisare se si è stati al Neuromed. Vari sindaci dunque domandano alla popolazione che per motivi familiari, di lavoro, per visite mediche, ricoveri, visite a degenti, si sono recati presso l'istituto negli ultimi 14 giorni o abbiano avuto contatti con il personale che lavora nello stesso istituto di cura, di segnalarlo con la massima urgenza al proprio medico di famiglia. I numeri dell'ASREM infatti servono soltanto per chi deve comunicare il rientro in Molise. Bene, queste erano le ordinanze della regione. Occupiamoci di numeri. Restano a 2 i decessi avvenuti in giornata a causa del Covid-19. Salgono invece il numero delle persone contagiate. Dopo il paziente campano, ospite del Neuromed, che era stato trasferito al Cardarelli, si registra un'altra vittima in ospedale con Covid-19. Si tratta del padre del medico del 118 in servizio a Riccia. L'anziano, ultraottantenne, viveva a Campobasso in zona Vazzieri, la conferma della sua morte dai vertici ASREM. In meno di una settimana sono 7 le vittime in Molise, un bilancio importante, con un tasso di mortalità che si attesta attorno al 12% su un totale di 60 contagi accertati finora. Contagi che però sono destinati ad aumentare. Verifiche in corso anche presso la casa di riposo di Cercemaggiore, dove un anziano è risultato positivo. L'ASREM questa mattina ha inviato un medico che sta accertando i contatti e ricostruendo la catena epidemiologica del contagio all'interno della comunità alloggio. Gli altri anziani potrebbero quindi essere sottoposti ad accertamenti nelle prossime ore. Finora sono asintomatici e per questo l'azienda sanitaria ha ritenuto opportuno non sottoporli a tampone, nonostante il sindaco avesse invece chiesto di procedere con gli esami. Secondo Mascia, i test molecolari andrebbero estesi anche alle operatrici della struttura. Ad ogni modo, per ora, l'unico tenuto sotto osservazione è il 92enne che ha contratto l'infezione e che avrebbe una polmonite. Le sue condizioni sono stabili nella loro gravità.
E allora, adesso ascoltiamo invece alcune dichiarazioni del direttore generale dell'ASREM. Tra le tante, una notizia importante: martedì arriveranno 900 nuovi tamponi per l'ASREM, strumenti che finalmente dovrebbero far fronte alle richieste sempre più importanti che arrivano da parte del territorio. Non abbiamo superato il picco, anzi, la recrudescenza del fenomeno Covid in queste ultime ore lascia immaginare che la settimana che sta per finire e quella che sta per iniziare potrebbero segnare in maniera rilevante e al rialzo le cifre delle persone infette. Noi stiamo vivendo in questa settimana e crediamo anche nella prossima, purtroppo, diciamo la fase un po' di crescita di questa situazione. E la struttura sta reggendo, il personale è ovviamente sotto stress perché comunque sono un po' di giorni che ovviamente siamo tutti un po' sotto pressione, però teniamo e nel mio ringraziare tutte le persone non posso esimermi anche stasera di rivolgere un ringraziamento pubblico a tutti gli operatori della sanità. E mi riferisco a medici, infermieri, tecnici, amministrativi, tutte le persone che veramente con spirito di abnegazione continuano a svolgere in maniera egregia, pur tra mille difficoltà, la loro opera, la loro professione. Martedì intanto arriveranno altri 900 tamponi a disposizione dell'ASREM, che però, e lo sottolinea il direttore generale, verranno eseguiti soltanto su persone se sintomatiche. È importante utilizzare questi tamponi per verificare poi gli stati clinici delle persone che sono sintomatiche, di modo che poi le possiamo ricoverare. Quindi colgo l'occasione della domanda che lei mi ha fatto anche per en passant chiarire un attimo questo piccolo concetto. Il governatore Donato Toma, in merito ad alcune proposte avanzate recentemente sulla trasformazione degli ospedali di Venafro e Larino, fa chiarezza al riguardo e spiega perché questo non è possibile. Gli ospedali di Larino e Venafro rimarranno No, così? gli ospedali di Larino e Venafro possono essere utilizzati e, se necessario, verranno utilizzati per trasferire reparti con impegno non di questo tipo che vi ho Ecco, ad detto. esempio il reparto di medicina può essere spostato da Isernia a Sì, Venafro, è così? Per dirla, per far capire anche a chi ci sta seguendo. esatto, Benissimo. chiaramente l'azienda sosterrà ogni sforzo organizzativo per riattivare quella categoria di ospedali, ma chiaramente se non hai i medici, se non hai Le attrezzature, no? le organizzazioni. L'attrezzatura, sì. Allora guardi, è molto più facile allestirlo. Oggi ho chiesto alla Protezione Civile Nazionale di allestirmi due ospedali, gliel'ho chiesto in videoconferenza. È molto più facile allestirli che trovare medici. Se noi avremo quelle schiere di medici paventate oggi da un consigliere regionale in particolare, nel consiglio, nel tavolo permanente consigliare, beh, se avremo quelle schiere di medici, allora potremmo organizzarci anche per utilizzare quelle strutture come DEA di primo livello. Ma perché c'è carenza di medici? Ecco, perché i medici non vengono qui in Molise, Presidente? C'è un Guardi, sono motivo. stati fatti vari concorsi e sono andati deserti. Vediamo anche gli avvisi, sono andati deserti. C'è un motivo, insomma, c'è una spiegazione. O forse non siamo appetibili, non lo so, il Molise è piccolo. Sicuramente abbiamo centinaia di medici iscritti agli ordini. Noi ci aspettavamo in questi giorni adesioni in massa, ma abbiamo avuto 6 adesioni, 3 pensionati, un specializzando del nord e medici, altri medici locali. Insomma, Ecco, c'è un non è messaggio. una situazione normale. Non è affatto normale, quindi è bene che lo capiscano anche i molisani che ci Io il stanno medico non seguendo. lo so fare, non sono idoneo, altrimenti mi sarei non offerto volontario, noi li paghiamo i medici. Li paghiamo. Senta, Presidente, il piano emergenziale che Le avete posso stilato. anticipare un'altra cosa? Prego, certo. Oggi Protezione Civile Nazionale mi hanno anticipato che stanno creando una task force di 300 medici per le zone più colpite. Li prenderanno da tutta Italia. Quindi faranno un avviso pubblico nazionale. Vedremo quanti medici molisani parteciperanno.
Michele Iorio, il consigliere regionale Michele Iorio, la pensa però diversamente, dice che l'emergenza sanitaria non è gestita nel modo migliore. Dei 7 ospedali presenti in Molise, una struttura, e cioè l'ospedale Cardarelli, è hub, cioè l'unico ospedale regionale a più alta complessità e specializzazione che garantisce tutte le emergenze, comprese quelle tempo dipendenti per i molisani. Rispetto a questo dato, certo, il consigliere regionale Michele Iorio interviene, ritenendo una follia quella di individuare quindi proprio il Cardarelli come centro Covid di Molise. E si chiede come si attua oggi un'emergenza a tempo dipendente presso il Cardarelli. Chi ne risponde? La mia proposta è di cambiare il piano dell'emergenza e di definire in via, cioè definire con maggiore chiarezza il ruolo degli ospedali molisani. Cioè, se il Covid resta al Cardarelli, cosa che io ritengo sia sbagliata, ma in ogni caso, se non è possibile oggi individuare gli altri ospedali come Termo, come Larino e ben altro, ospedali Covid, come avevo suggerito, e allora si spostino i medici del Cardarelli in altri ospedali, perché il problema qual è? Oggi non potendo più utilizzare una rianimazione che è Covid e quindi non può essere promiscua con altri pazienti, le attività di urgenza che prevedono la rianimazione post-operatoria non possono essere svolte al Cardarelli. Certo. E ci troviamo quindi nella fase di non avere più l'emergenza garantita. Per Iorio è ancora possibile invertire la rotta individuando una o due strutture, per esempio Larino e Venafro, esclusivamente per il Covid, liberando il Cardarelli. Ma se invece si dovesse ritenere che non è possibile tornare indietro, ritiene sia necessario organizzare allora gli altri ospedali per l'attività ordinaria e per l'emergenza. E perché questo avvenga è pronto a chiedere anche un consiglio regionale urgentissimo. Teniamo 7 ospedali nel Molise. Potevamo sceglierne uno o due per il Covid e lasciare il Cardarelli come garanzia per le emergenze e per tutto quello che serviva, va bene? Sì. Abbiamo fatto il contrario, ci siamo bruciati il Cardarelli, perché oggi è praticamente bruciato, e non abbiamo i servizi in altri ospedali. Allora delle due l'una, o qua abbiamo deciso che la sanità molisana si chiude, o se no bisogna cambiare sto benedetto piano del cavolo, che non è assolutamente adeguato dal punto di vista proprio delle normative sanitarie. Chi deve cambiarlo, Presidente? Ma lo deve cambiare la Regione, lo deve cambiare il Presidente con i suoi tecnici. Secondo lei non c'è la volontà di cambiarlo? E se non ci sarà volontà, cercherò di convocare insieme a chi ci sta il Consiglio regionale urgentissimo da fare entro 24 ore e lo decida il Consiglio regionale, altrimenti mi rivolgerò al Governo. Insomma. Bene, ora ascoltiamo invece l'appello di un diabetologo, Antimo Aiello. Si rivolge a tutte le famiglie dove ci sono malati diabetici e invita a non sottovalutare i rischi. È urgente lanciare un allarme per il diabete di tipo 1, quello che colpisce soprattutto i bambini e i giovani adulti. In bambini con esordio di diabete di tipo 1 stanno arrivando in ospedale troppo tardi e spesso in condizioni gravi. In tempo di Covid-19 è facile sottovalutare i sintomi, che sono tanta sete e tanta pipì. Per questo che Diabete Italia ha istituito un numero verde 817-0019 a cui i genitori che hanno dei sospetti possono rivolgersi per avere dei suggerimenti, dei consigli per poter affrontare la situazione. Quindi se il vostro bambino ha tanta sete, tanta pipì, molta irrequietezza, potete chiamare questo numero verde o rivolgervi subito al vostro pediatra di fiducia. Il provveditore agli studi, Anna Paola Sabatini, illustra come sta vivendo la scuola questo momento così delicato e sottolinea la vicinanza alle famiglie.
Siamo in collegamento telefonico con la dottoressa Sabatini, che è la direttrice dell'ufficio scolastico regionale. Ben trovata con noi, dottoressa. Un momento molto difficile anche per la scuola. Immagino che lei sia in contatto continuo con i dirigenti scolastici. Volevo chiederle, come ha riorganizzato la macchina in questa fase. Intanto un caro saluto a voi e grazie sempre per il vostro servizio. Sì, siamo in contatto continuo con i dirigenti scolastici e ieri abbiamo anche avuto una videoconferenza nella quale abbiamo avuto la possibilità di confrontarci tutti contestualmente. La macchina l'abbiamo riorganizzata a step successivi. In questo momento, per quanto riguarda l'erogazione del servizio, siamo a buon punto con la formazione a distanza. Diciamo con una migliore posizione da parte delle scuole che sono praticamente tutte organizzate e con qualche difficoltà in più sul fronte dell'utenza, non certo per volontà, ma proprio per difficoltà oggettive. E pensiamo alle zone anche molto interne della nostra regione in cui ci sono criticità proprio relativamente alle infrastrutture tecnologiche o comunque alle famiglie che non hanno disponibilità di device o comunque con in casa più di un figlio, per cui nelle condizioni di dover appunto mettere a disposizione più PC o tablet o comunque appunto strumenti che permettano agli studenti di seguire le lezioni. Per quanto riguarda la dotazione informatica, adesso con il decreto Cura Italia aspettiamo che anche le famiglie che non hanno disponibilità di PC, appunto dicevo tablet, possano accedere a questa disponibilità. Nel frattempo le scuole hanno messo a disposizione, comunque anche in comodato d'uso gratuito, gli strumenti nella loro disponibilità. Quindi insomma una situazione piuttosto variegata e complessa. Bene, ora cambiamo argomento, occupiamoci di cronaca, ma ci spostiamo a Isernia perché c'è stato un blitz antidroga dei carabinieri in una struttura che ospita migranti. Blitz antidroga dei carabinieri di Isernia nell'hotel Sayonara durante un'attività ispettiva. Nel corso delle perquisizioni, tra gli effetti personali di un nigeriano, salta fuori della droga. Gli uomini dell'arma si accingono a condurlo al comando per espletare le formalità di rito, ma il migrante si oppone all'arresto spalleggiato da alcuni connazionali. Nella struttura si vivono momenti di grande tensione. Giungono i rinforzi mentre la municipale blinda via Berta e la polizia staziona all'ingresso dell'hotel. Dimostrando sangue freddo, i carabinieri riescono a riportare la calma senza colpo ferire e senza l'utilizzo della forza. Solo in serata la situazione torna alla normalità, con il fermo del nigeriano sorpreso con la droga. Il racconto di Vincenzo Di Giacomo, titolare della struttura che ospita i migranti. È intervenuta la polizia, un controllo rutinario che fanno per verificare gli immigrati, soprattutto per verificare l'eventuale commercio di sostanze stupefacenti, e hanno fermato un ragazzo per accertamento. Questo, e poi alla fine anche loro soffrono un attimo questo periodo delicato di, diciamo, tra virgolette, reclusione, perché non possono uscire, e quindi gli animi si sono un po' accesi, ma niente di strano, è una cosa che succede spesso, purtroppo. Si parlava anche di una rissa all'interno della No, struttura. assolutamente. Questi quando parlano sempre con una voce molto alta, per cui quando discutono animatamente, ma non è successo assolutamente niente. Più che altro è una curiosità di tutti quanti gli altri, perché essendo una comunità tra di loro si sentono
di proteggere ogni loro, diciamo, conterraneo, ogni loro amico all'interno di questa struttura. Ma è una cosa che succede molto spesso. Tempestivo e molto apprezzato dall'intera comunità è stato il soccorso dei carabinieri di Carpinone a favore di un uomo di Sessano del Molise che vive solo e senza parenti e amici vicini, il quale aveva subito un delicatissimo intervento al cuore ed aveva necessità di acquisire con urgenza un medicinale disponibile solo presso la farmacia dell'ospedale di Isernia, prontamente prelevato dai militari e consegnato all'interessato, che ha così potuto continuare la cura indispensabile nel suo domicilio. Colpito da una mano un tempo amica, così l'ex sindaco di Agnone Lorenzo Marcovecchio, dopo le dimissioni dei 7 consiglieri che hanno portato al commissariamento del comune. Non escludo un mio ritorno, ha concluso poi l'avvocato agnonese. In politica come in amore ormai tutto è concesso, ma rassegnare le dimissioni da consigliere comunale nel pieno di una pandemia solleva quantomeno dubbi sulla tempistica. Questo, in sintesi, il pensiero dell'ormai ex sindaco di Agnone, Lorenzo Marcovecchio, intervistato da Maurizio D'Ottavio. In tutta onestà, ritengo che questo non era il momento più opportuno per fare una scelta del genere. Per tante prerogative che restano in capo ai sindaci come amministrazione anche da un punto di vista sanitario. Non fa piacere, non fa sicuramente piacere essere non terminare il mandato, ma è il gioco delle parti, è la politica e va bene così. Tra le accuse mosse all'avvocato agnonese c'è anche la critica per essere andato al nord in piena emergenza sanitaria, abbandonando Agnone. Accusa che però lui respinge con sdegno. Nel momento in cui si è scelto di partire, ecco perché non c'era ancora tutto questo marasma. È stata sottovalutata a livello governativo, io lo dico sempre, 3 decreti in 6 giorni significa che anche a livello centrale forse non si capiva. La mia scelta di autoisolarmi è stata dettata proprio dal fatto di una eccessiva prudenza, per evitare che potessi essere io stesso fonte di contagio per la cittadinanza. Devo dire, e dispiace però sottolinearlo, che altre persone invece che hanno fatto la mia stessa scelta hanno continuato a circolare liberamente nel territorio comunale. Paghiamo lo scotto forse di esserci comportati come bisognerebbe comportarsi in questo momento. Marcovecchio è convinto che il suo assassinio politico sia stato compiuto da una mano un tempo amica, una eminenza grigia che avrebbe tramato nell'ombra per spodestarlo. Vabbè, palese sotto gli occhi di tutti, non mi faccia fare nomi, ma penso che la cittadinanza di Agnone è talmente tanto intelligente che saprà sicuramente rivedere la mano un po' di tempo amica che ha sapientemente mosso le fila di tutto questo. Ma ripeto, lo abbiamo fatto anche noi un po' di tempo fa e quindi diciamo che c'è stata riservita la partita. Tra gli errori che riconosce d'aver compiuto, la mancanza di comunicazione con l'esterno sull'operato della sua amministrazione. Farei molta, molta più comunicazione di tutto quello che è stato fatto, del tanto lavoro che è stato fatto, che a breve faremo un elenco proprio per darlo a disposizione della cittadinanza, per valutare quello che in 4 anni è stata capace di fare questa amministrazione. Non siamo riusciti mai a dare notizia. Questa è una gravissima pecca che ci porteremo per un po'. E dalla fine della chiacchierata Marcovecchio chiude con una frase tanto cara a Franco Califano: non escludo un mio ritorno. Ma dirlo il giorno dopo è un pochettino azzardato, lo dico. Qui ci sono le foto di mio padre, è una malattia che noi ci portiamo ereditaria nel sangue. C'è tempo, parlando con la commissario, oggi le elezioni non ci saranno prima di ottobre, c'è tempo per organizzarsi, c'è tempo per organizzare, c'è tempo per fare tanti discorsi, ma non devono essere fatti in maniera personalistica. Purtroppo vivremo scelte personalistiche in questo periodo e non va bene, dobbiamo fare discorsi nell'interesse della collettività. Bene, ora diamo uno sguardo alle previsioni del tempo.
Queste le previsioni per domenica 22 marzo. La pressione diminuisce favorendo l'arrivo di aria più umida che determina un rapido aumento delle nubi sino a cieli molto nuvolosi dal pomeriggio. Queste invece le temperature: Campobasso 7-13, Isernia 5-15, Termoli 10-16, Venafro 5-16. È il momento dello sport, ci vediamo tra un istante. Distanti ma uniti è anche il messaggio dell'M2. Vediamo la clip. È tutto, termina questa edizione del nostro telegiornale. Grazie come sempre per averci seguito. Arrivederci.